Con Gabriella Tognola dell'Istituto IIT del Consiglio Nazionale delle Ricerche, siamo a Hill, a Cernobbio, e lei è un componente del comitato scientifico di questa conferenza. Come l'ha vista cambiare negli anni e quali sono gli argomenti su cui sta andando l'audiologia globale? Beh, allora, c'è un aspetto molto positivo che è diciamo, un non cambiamento, fortunatamente un non cambiamento perché insomma è una conferenza che ha sempre una grossa attrattività, soprattutto a livello internazionale. Infatti che quest'anno abbiamo quasi 300 submission, 300 lavori e più di 300 partecipanti, quindi questa è una cosa che rincuora e fa ben sperare perché in sostanza è una conferenza che ormai è partita già dall'anno 2000 e viene riproposta. Le tematiche si sono andate ad evolvere, diciamo, più allora, coinvolgendo di più in qualche maniera le famiglie, quindi cercando di trovare quali sono i mezzi migliori per come dire, rendere partecipe la famiglia nella cura del bambino con problemi uditivi, piuttosto che dei familiari di persone con anche adulti, anziani con problemi uditivi. E dall'altra parte stanno ritornando, mi passi il termine un pochettino in voga, delle metodologie di parecchi decenni fa. Parlo per esempio dell'EcoGE, che sono quindi metodologie vecchie che vengono però in qualche maniera riscoperte con delle applicazioni diverse, soprattutto sono su metodologie per l'analisi dei pazienti con la neuropatia uditiva. E altro trend è quello di far uso, sempre più uso di dati non solamente provenienti diciamo dalla clinica, ma anche da dati provenienti per esempio dal social network piuttosto che quindi dai blog, dal web. Ecco, questo è per così dire il framework generale. Lei ha appena moderato e anche insomma, è stata protagonista con una presentazione, una sessione sulla teleaudiologia, sulla Sì. telemedicina in audiologia. In particolare lei ha parlato di dell'informatica cognitiva, la possiamo definire così, per la gestione dei dati clinici, in particolare dei pazienti con impianto cocleare. Quali sono le novità in questo senso? E che cosa effettivamente gli operatori sanitari possono ottenere dalle nuove tecnologie? Allora, le nuove tecnologie sono una, come dire, punto di lancio, un modo per aiutare i clinici, soprattutto si sta introducendo questo concetto della cognitive computation che è praticamente una, chiamiamola così, una sottoclasse di una famiglia ben più grande che sarebbe quella dell'intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale che viene ormai praticamente applicata anche in altri domini, penso per esempio del marketing, un esempio non da ultimo, anche gli stessi motori di ricerca, Google, Docet, utilizzano pesantemente questi strumenti di cognitive computation per capire, per esempio, per predire per esempio quali sono le preferenze dei propri utenti. Allora, questa cosa può essere calata anche nel mondo, diciamo, della sanità, cosa che viene fatto in maniera molto più spinta, per esempio, in altri settori. Parlo per esempio del settore delle malattie tumorali, in cui ci sono parecchi sistemi di supporto alla diagnosi. Anche nel caso diciamo, della radiologia c'è spazio per applicare queste metodologie, che ovviamente non si devono andare a sostituire al parere del medico e del clinico, però possono servire anche a mettere in luce, che so, dei trend o clusterizzare pazienti che hanno dei fenotipi simili, come dire, pazienti che per esempio rispondono meglio a certi trattamenti piuttosto che altri. Quindi queste metodologie, che soprattutto adesso vanno anche molto bene perché abbiamo la possibilità di riuscire a processare anche un grosso mole di dati, si parla tanto diciamo di big data, grosse mole di dati che quindi richiedono dei metodi specifici per l'analisi. Quindi vale senz'altro, come dire, chiamiamolo così, il colpo d'occhio del clinico, dell'esperto che riesce a recuperare dei trend particolari dei dati che ha a disposizione. Però molto spesso, soprattutto se i dati cominciano ad essere molti, servono appunto questi
questi sistemi automatici che permettono di clusterizzare, classificare i pazienti, predire appunto quali sono le terapie migliori per un gruppo di pazienti piuttosto che per un altro. E questo ha senso soprattutto in quelle, chiamiamole così, patologie che non sono, come dire, di diagnosi o di trattamento semplice. Per esempio, una cosa su cui stiamo lavorando noi è il caso dei pazienti che soffrono di acufene. L'acufene è, passi il termine, un po' una brutta gatta da pelare per quanto riguarda le patologie, diciamo, che poi non è una patologia, è una sintomatologia uditiva, perché il paziente con acufene arriva a un'eziologia praticamente diversissima. E stiamo appunto applicando dei metodi di intelligenza artificiale per cercare di fenotipizzare, cioè clusterizzare pazienti che abbiano pattern di comportamento ai trattamenti simili, in modo tale da capire all'entrata di un nuovo paziente in quale di queste categorie va a cadere e quindi quali sono, come dire, le prognosi rispetto a questo paziente e quali sono i trattamenti migliori. Stesso caso, un altro progetto che stiamo seguendo nel caso dei pazienti con la Meniere. Anche qui la Meniere è un tipo di patologia che non ha un rapporto uno a uno, cioè i pazienti possono arrivare ad avere la Meniere di cui si sa perfettamente perché cosa ha scatenato la Meniere, sono problemi appunto al sistema vestibolare, però quello che non si sa ancora bene cosa ha causato questi problemi nel sistema vestibolare. Quindi qui è il caso di appunto mettere in piedi questi sistemi di intelligenza artificiale che possono macinare more di dati molto più ampi rispetto a quello che può fare, come dire, il singolo operatore, e tenere conto anche non solamente, diciamo, delle patologie più attinenti allo stato, diciamo, della salute uditiva, ma anche altri fattori di concausa che magari possono sfuggire ad un'analisi, dire, fatta in maniera tradizionale, mentre invece facendolo con un'analisi tipo di intelligenza artificiale possono comunque saltare fuori dei trend particolari. Non a caso lei ha parlato di due patologie o di due sintomatologie particolarmente ostiche nel settore. Ecco, gli operatori a suo parere dovranno essere formati a loro volta per interpretare questi dati, ma soprattutto per trovare, dall'utilizzo di queste nuove tecnologie dell'intelligenza artificiale, trovare qualcosa che finora non era stato trovato, quindi contribuire eventualmente a risolvere problemi. Su questo c'è una buona partecipazione anche degli operatori, perché appunto dalle loro esigenze, appunto quello di cercare di capire se ci sono dei trend più o meno nascosti, che è nata proprio questa volontà di approcciare il tutto con delle metodologie, diciamo, della computer science. Ovviamente queste metodologie, allora, l'intervento dell'esperto non è tanto nel implementare queste tecnologie, ma è quello di appunto mettere a disposizione dei dati, e comunque sia c'è uno stretto rapporto uno a uno anche con chi implementa queste tecnologie, con anche la parte medica, perché ovviamente questi sistemi nascono, per così dire, come dei sistemi neutri, quindi c'è un sistema di intelligenza artificiale che, come dice qualsiasi intelligenza, va in qualche maniera pilotata, educata a riuscire a ragionare al meglio nel proprio dominio applicativo. Però su questa parte stiamo riscontrando un forte interessamento da parte del mondo, diciamo, medico della biologia, perché appunto adesso ci si rende conto che esistono queste tecniche, esiste comunque l'esigenza di riuscire a avere una diagnosi uno più centrata, anche più rapida, e in qualche maniera supportata anche con dei dati, come dire, obiettivi che vengono forniti da un sistema che riesce a fare delle statistiche e dei confronti. Quindi su questo, come dire, è un percorso che vede una grossa collaborazione sia, diciamo, col mondo più prettamente, come dire, scientifico, ingegneristico, e anche con i professionisti del settore della radiologia e dell'otorino. Grazie professoressa, buon lavoro. Grazie.